Salve a tutti ragazzi e bentornati su Football Manager 2021. Oggi andremo avanti con l'avventura del creatore giallorosso alla guida tecnica della Roma. Allora, l'ultimo episodio si è concluso con la vittoria nel debutto europeo 2-0, partita contro una squadra mediocre che doveva essere vinta con più gol. Noi siamo riusciti a farne solo due e non abbiamo giocato per nulla bene. Il campionato è andato malissimo, 0-2 contro l'Udinese e 0-1 contro la Fiorentina. Allora, telecamere spinte, ho rivisto per bene tutte le tattiche. La tattica che utilizziamo, ho sistemato un po' dei compiti e speriamo che in questo episodio vada meglio. Affrontiamo lo Spezia, non è una partita difficile, quindi speriamo di far bene. Allora, andiamo avanti. Due stelle e mezzo, Duarte. Ciao Duarte. Quest'altro sembra un pochino meglio. Rapporto sullo Spezia, vabbè. Allora, io spero di riuscire a portare a casa almeno 6 punti in questo episodio. Faremo come sempre 3 partite. Anzi, 4 se consideriamo la partita di Coppa. La partita di Coppa, visto che affronteremo il Karabakh, farà un po' di turnover, ma contro lo Spezia voglio giocare con i titolari perché vorrei portare veramente a casa i 3 punti in campionato che ci servono come il pane. Lo Spezia, conferenza stampa. Visto quanto ha giocato bene la Roma contro, presumibilmente, prestazioni in questo caso, allora è proprio su quella prestazione che vogliamo fissare l'asticella, che poi ha giocato bene la chiacchiera. Le 3 sconfitte di seguito in campionato dello Spezia hanno visto precipitare i candidati della retrocessione al 16° posto. Li considero i favoriti. Il soffitto calendario che vi attende, attenzione di far riposare i giocatori, ho la certezza che potremo tenere a riposo, non intendo affrontare questo argomento. Padre, come ben sa, è incredibile che quanto lo aiuta questo a costruire la squadra, è fondamentale. Ok. La conferenza stampa, come al solito, è andata benino. Vabbè, questo lo sapevamo già, ormai tutte le conferenze stampa vanno solo benino, mai una volta che vanno bene, ottime, grandi, no, solo benino. Sarà una pecca del gioco, almeno secondo me quella parte dovrebbe cambiare, anche perché almeno così uno si regola su quello che dice. E invece vanno sempre tutte benino. Allora, andiamo avanti, Totti, credo nella vittoria. Certo che credo nella vittoria, cioè almeno spero che... Grazie a Pippa questo. Spero della vittoria sicuramente, anche perché siamo qua, 10° posto, 6 punti e... No, vabbè, l'Udinese prima con 13, Bologna con 10, non si possono vedere. Vabbè, cerchiamo di rifarci contro lo Spezia. E poi la squadra non è neanche malvagia, perché... È una bella squadruccia, ora certo, non è la squadra che vince la Serie A. Non è nemmeno... La squadra che forse potrebbe battere Barcellona, Real Madrid, tutte le altre squadre, però in Europa League dovrebbe fare la sua figura. Il campionato, secondo me, può arrivare tra i primi 4 posti in classifica. Vediamo un po' cosa accadrà oggi contro lo Spezia. Io una cosa però che devo fare, devo abbassare leggermente il volume di Football Manager, perché l'ultima registrazione era un pochino troppo alto. Facciamo così, perfetto. Poi non l'avete visto, ragazzi, io nel frattempo ho toccato il volume in modo che sia meno chiassoso durante la partita. Testefici, Spinazzola, ok, cominciamo a recuperare un po' di gente per la prossima partita che non sarebbe male. Storeggio sta ancora fuori. Perché devo giocare in equilibrata con lo Spezia? Allora, io direi di alzare il ritmo, come consiglia Daniele. Entro solo per questa partita, non per tutte le partite. Istruzioni avversario. Io direi di stare in positiva. Lo Spezia, Daniele, mica pizza e fighi. Due modifiche. Porta due modifiche alla squadra, quindi dovrei mettere Kumbula,
Perché c'ho Kumbula in campo. Ah sì, c'ho Kumbula perché Mancini non ce l'ho. E Mancini si è appena ripreso dall'infortunio, ecco perché ce l'ho. Allora togliamo Ibanez. Rimettiamo Pensora che imposta in marcatura. No, Bragagna gioca titolare. Io Bragagna l'ho comprato perché confido in lui. E sono sicuro che potrà far bene. C'abbiamo un sacco di giovani talentuosi qui, quindi qualcosa di buono riusciremo a fare. Avanti, hai selezionato solo 8 calciatori. Posso rimetti? Rimetto. Rimetto allora. Sono tutti i mezzi rotti, quindi no, diciamo che per il momento andiamo avanti così allora. Così, andiamo avanti così, me ne porto solamente 8 su 12. Ok, ci siamo ragazzi, fatevi valere contro lo Spezia perché una sconfitta sarebbe mal tollerata. Entrate in campo, allora, io un po'. Punta il dito. Entrate in campo e riprendete da dove avete lasciato. Punnale. Di quanto aumentano le vostre possibilità di vittoria al Sezzi di Tommaso? Vabbè, è sempre meglio non dover affrontare, insomma, manco chi sia. Vittoria, vittoria, sconfitta, sconfitta, vittoria. Eccoci qua, belli schierati. Vediamo se schiera lo Spezia. Pure loro più o meno hanno una formazione molto simile, c'hanno il rombo. Ok. Calcio d'inizio. Incitiamo subito i ragazzi, visto che non c'è più. Siate creativi. Ok, ragazzi. Fatemi divertire subito. Fatemi divertire subito, non vuol dire che mandiamo Spezia in avanti, forza! Dai, regà, è lo Spezia, porca miseria, dovremmo vincere 5, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 0 volendo. E andiamo, Smalling di testa! Questi sì che sono grandi inizi. Squadra, domanda di più ragazzi, forza. Vi domando di più, fatemi vedere che potete fare di più. Berdo a zero il primo tempo. Ed eccoci un'altra volta dalla bandierina. Il giro l'ho detto male, se no poteva essere 2-0. Mamma mia, ciudurri, 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 ciudurri. Ragazzi, visto che questo è un episodio che va sotto il periodo delle feste, sicuramente voi lo vedete per Santo Stefano, io in ritardo vi auguro un buonissimo Natale e delle buone feste per quanto riguarda Capodanno. Così, vi ho fatto anche gli auguri, me ne stavo dimenticando, adesso finiamo di vederci questo Roma Spezia che promette veramente bene, siamo sul 2-0, se facciamo il 3-0 la chiudiamo, per me è una partita perfetta ragazzi, forse chiudiamo subito questa partita. Fatemi sta gira di chiudere la partita al primo tempo. Pellegrini! Mamma mia, il capitano che si è inventato, grande Pellegrini! Bragagna passa, Ciubarri, Bragagna, Bragagna e Lorenzo ed è 3-0 ragazzi. E Daniele non voleva tenere fuori il Bragagna. Bragagna sarà un grandissimo giocatore, sarà il pilastro degli anni a venire di questa Roma. Beh raga, ma andiamo a fargli attaccare perché stiamo a vincere 3-0. Io ve lodo perché 3-0, ma che vedevo dire? No, vi lodo, vi lodo. Facciamogli anche il 4, ragazzi. Chiudiamo questa partita alla grandissima nei primi 45.
Bragagna con ignoranza ha fatto capire che comanda lui al centrocampo. Pellegrini, Pellegrini, Pedro e Vinicius sono morti già. Pure Semedo è morto, bene. Pedro. Prende della grande sto primo tempo. Braccia distese, sono davvero felice della vostra presentazione, continuate così. Vincita, forza ragazzi. Facciamogliene altri tre in questo secondo tempo. Dembélé! Guarda Mancini che parte dalla difesa. Apre per Pedro, lo vede. E Dembélé da uomo d'aria vero, da attaccante potente, la mette dentro. 4-0. Oro Spezia, mi dispiace con Spezia, ma a noi sta vittoria serviva. Possiamo fare qualche cambio, qui la gente sta per morire in mezzo al campo. Allora, sostituzioni. Allora, non è che c'avemo queste grandi sostituzioni, eh. Allora, però posso cambiare. Che cambio qua? Allora, diciamo che possiamo richiamare Pellegrini e Nicolò Rovella. Grande, giovane, talentoso, sa fa pure la mezzala di supporto, quindi va bene. Poi Bassa, che non è che posso fare questi grandi cambi. Tania, tu quanto puoi giocare? Vicinissimo al rientro, quindi non stai ancora bene per rientrare. Niente, c'era solo da cambiare Semedo e Pedro, ma non ho portato esterni sinistri. Quindi niente, va bene così. Io... Direi che questa ormai è una partita conclusa, io gli dico domanda di più, ma è una partita conclusa, 4-0. Se arrivasse anche a 5-0. Non è che mi dispiacerebbe, tanto la Fiorentina vince con Saponara. Zero, Ciudurri, doppietta di Ciudurri, mamma mia, Ciudurri che doppietta, grande Ciudurri. Samoa mette in mezzo, Bragagna rimette per la Samoa. La Samoa ancora in mezzo e Ciudurri in seconda luce. 5-0, ora possiamo fare qualche altro piccolo cambio. Allora, Spinazzola per la Samoa. Bragagna, te lavo solo perché sei infortunato, solo perché sei ammonito, non perché hai giocato male. Bragagna, direi che in avanti possiamo dare spazio pure. La boia Majoral qui. Ferma cambi. Semedo, Diawara. Semedo. Diawara. Semedo. Non ci parli. Diawara. Rovella, Vinicius, Spinazzola, Rovella, Ciudurri voleva tentare il colpo per la tripletta, gli ha detto male, ma va bene così ragazzi. Vinicius in mezzo, niente, Pedro ormai è morto. Arias. Facciamo gli aiutisti tutti i minuti allo spazio. Ormai non è che 5-1 o 5-0 ci cambi la vita. Pareggio tanto dei Verdi per il Toro, la Fiorentina.
Ragazzi, io non ve lo chiedo il 6-0, però se lo fate sono contento. Ma mi sa che chiedo troppo, 6-0. Guarda come giocano, sembrano rinati. Ci vorrei scatenato, cioè ci vorrei scatenato qui, vuole la tripletta sto ragazzo. Ragazzi, su, per me è finita. Lasciamo che pure tocca qualche pallone a questo punto. Ormai il risultato è non in cassaforte, di più è andata. Torniamo a vincere in campionato con un 5-0 da quelli proprio rotondi e perfetti. Benissimo, sembrano tutti ispirati e motivati. E veramente i giocatori avranno il giorno libero. Una grande vittoria. Ma mica ci sta Ranieri al coso. Ranieri dovrebbe stare alla Samp, sì, infatti. C'era qualcosa su. L'Everton ha prospettato la sarebbe. Parla con Ancelotti. Vabbè, perfetto. Bellissimo. Grande Carletto che ha subito capito cosa fa giocare. Braccio intorno, sei stato superlativo in zona gol. Ok, grande Lorenzo. Stiamo iniziando conferenza stampa. Ci andiamo in conferenza stampa. Allora, questo risultato ha fatto fare alla Roma un balzo in avanti in classifica. Deve esserne felice, vero? Mi fa piacere. La prestazione di Isabella Soddisfa è stata assolutamente magnifica. Il recente arrivo di Moussa Dembélé sembra aver avuto un impatto positivo sul mercato della squadra. Sembra più felice della rete ha firmato. Ha davvero portato una ventata di aria nuova. Come sei arrivato a sapere il tuo attuale approccio tattico? Si adatta a noi, si adatta alle mie referenze e ha completamente senso. Perfetto. Ovviamente la conferenza stampa è andata benino. Allora, qui devo andare a fare qualche cambio, però Mkhitaryan sta fuori, quello sta fuori, ecco perché mi manca, sono tutti ancora fuori. Cini, Ibanez, Ibanez. Ok. Sai che dovremmo fare qualche cambio per la prossima partita, come avevo detto, perché sono già tutti morti. Intanto quella con lo Spezia ce la siamo portata a casa. Poi ci attende il Karabakh in Coppa, poi c'è una dura gara con il Sassuolo, vediamo un po' come il calendario. Ok, questa ce la siamo portata a casa, poi abbiamo il Karabakh in Coppa e Sassuolo. Non mi sa che di campionato, però ne faremo solo due ragazzi in questo episodio. Eh sì, io pensavo di fare almeno tre partite di campionato e una di Coppa, invece no, ce ne sono due di Coppa e due di campionato. Poi vediamo un attimino come siamo messi con i tempi, intanto di sicuro ci giochiamo Karabakh e Sassuolo. La squadra ha reagito bene, sembra che la tattica impostata abbia fatto bene alla squadra. Willermoss, stando stai Willermoss, che è meglio, va. Si è provato. Lee Kang-in, provato pure tu. Potrò cercare a bug, intanto andiamo a fare qualche piccolo cambio. Allora, me gioca, che se meta, centrocampo, me gioca Rovella, Diawara,
Francis, tu che ruolo sai fare? Bene. Stai lì, perfetto. Francis. Poi, me gioca Spinazzola. Me gioca Diogo Costa così. Si scalda un pochetto. Così quasi mi tengo ancora Mancini in panchina, faccio giocare a Kumbula Ibanez. E per quanto riguarda il fronte d'attacco, l'unico cambio che posso fare è Mayoral. Purtroppo Vinicius Junior e Pedro poi devono giocare ancora tutte le partite perché quell'altro mi stanno occhi, non è segnato, chi sta infortunato tipo Mkhitaryan e Pato. Non c'ho speranza di riaverli per la cosa, vero? No, questo sta Zaniolo, no. 5 giorni e 2 settimane. 4 giorni e qualche settimana. E un po' se nell'under 20 c'ho qualcuno che potrebbe venire a fare sta partita. Providenza, c'ho 19 anni, ma lo fai giocare in coppa se lo porto in prima squadra? Fa giocare a Providence, prima squadra è fatta. Io non muovo, no, deve essere registrato pure in Europa League per giocare. Ritorna in Under 20 Providence, va bene così. Straordinari per Vinicius e Pedro. Allora, devo farti vedere che Mircat Lucico sta giocando abbastanza in prestito alla Salernitana, ma che palle! Ha giocato abbastanza spesso, va bene, guarda, va bene così, non c'ho manco voglia di discutere con Castori. Perché Zaleski non ha giocato? È colpa mia, scusa, veramente, grazie per il prezzo, vediamo cosa hanno in serbo i prossimi mesi. Vedo, gente in prestito, fatela giocare, no? Considerando che non gli date manco un euro di ingaggio. Allora, situazione degli infortuni. Pato starà fuori 7 giorni e 2 settimane. Mkhitaryan 4 giorni e 2 settimane. E 4 giorni, tempo fuori finora 9, 10 giorni. 10 giorni per Sturridge, 3 settimane. Zaniolo che tu dica fa. Zaniolo, Diogo Costa stanno al posto, perfetto. Lovella è proprio un gran bel giocatore, ti scelta veramente bene, parla con Torrente a Bambo, Bambo ti fa giocare. Colpa mia, bravo Torrente che dici che è colpa tua. Ecco, la Diego Costa, io fa giocare a titolare, mo c'è l'infiammazione all'inguine. E sei divertito, Diogo, a casa. Ai ai ai, Diogo. Ho due partite ravvicinate e c'ho solo due esterni che praticamente saranno no morti di più. Bella, minaccia, conferenza stampa. Partecipa alla conferenza, inizia la conferenza. Ci sono stati molti cambiamenti nella gente con l'associazione di Fred nuovo presidente, ovviamente tutti questi disagi hanno reso molto difficile il tuo lavoro. Sono molto felice del nuovo boss. Sa che c'è pressione contro di lui, ma al momento sta facendo bene. Ma aver vinto la prima partita della serie prendere il controllo. Saremo in una posizione fantastica. Lavoriamo sempre per portare a casa la vittoria e condividono la mia fiducia. Benino, ti pareva? Non benissimo, un bene mai? Non pensiamo, ce la pensiamo solo a sta gara col Karabag. Certo, a questo momento Pato e Mkhitaryan mi avrebbero fatto veramente comodo, invece mi tocca sfruttare Massimo Vinicius e quell'altro. E Pedro. Ciao. Te perché non mi sembri sto gran fenomeno. Pedro. Su, veloce, che qui voglio giocare pure la gara col Karabag, che me la sento calda, pure col Karabag sicuramente vinciamo.
Continua. E vabbè, tipo se ci credono, ci credemmo pure noi. Prova Militao qui, Militagno, come cavolo si chiama, teste fisiche. Vabbè, sono tutti a posto più o meno. Adesso una buona notizia, qui tocca continuare così e allora niente. La riunione tattica, se proprio dobbiamo fare questa riunione tattica. L'avversario. C'è pure altri consigli. Allora, Bido, vabbè, potrebbero finire incontro. Mi è stata data la fascia di capitano, perché va bene. La fascia di capitano è Ivanez. Vabbè. No, davvero, la fascia di capitano è Ivanez, se si può dare. Tutto rispetto. Allora, vediamo un po'. La semena, la Samoa. Io la fascia di capitano la do a Pedro. Che è un uomo d'esperienza, vai Pedro. E inizia la partita. Lo so che ho dei giocatori in meno rispetto ai 12 che posso portare, figlio bello, ma sono tutti infortunati. Allora, la vittoria dovrebbe essere allora. Punta il dito. Che non ho fregato niente a nessuno. La massima fiducia nelle sue capacità, penso a tutta la gara e ci stiamo basando su questo. Ok, incidiamo subito i ragazzi. Vedete ragazzi, il Karabakh non dovrebbe essere sto ostacolo così insormontabile. Da come si inizia sta partita non è un buon inizio. 40 secondi stanno a dominare questi. Oh, regà! Avete deciso? Andate ora in mezzo. Perché fanno sti tiri addosso ai giocatori avversari? Per quale motivo? Oh, raga, Carabag, non è Real Madrid, forza, fatevi valere un pochetto, che ti ha deciso? Mamma mia, che sofferenza! Andiamo, Pedro! Grande Pedro! Manda di più, forza raga, chiudiamolo al primo tempo pure sta partita come abbiamo fatto con lo Spezia, così poi giochiamo il secondo tempo in scioltezza e tranquillità. No, chiudilo, chiudilo! Però sa che si fanno frega su queste ripartenze, no? Devo far 2-0, non è complicato, devo fare quello che avete fatto prima, l'altra volta. Magari se però non perdiamo palla così. Pedro, rigore! Ma dai, era rigore su Pedro! Anche rigore, ma dai, su! E questo non lo fischi, non lo fischi, non mi sarà rigore. Ma li mortacci, ma quanto, ma che vergogna.
Siete una massa di buffoni! Buffoni! Ma che buffonata! Cioè, non avete mai dato rigore su Pedro? Domanda di buon sincero. Non mai date rigore su Pedro, ma mai date rigore su quest'altro. Cioè, sei vergognoso, vergognoso proprio! Vergogna, una buffonata! Dovevano far lavareggiare sta partita al primo tempo. Buffoni! Andiamo, Kumbula di testa, la Smalling, però è Kumbula. Dove la mette in mezzo, arriva Kumbula e tac, 2-1. Così imparate a rubarci la prova, senza darci rigore sul Pedro e darci rigore contro. Ok, direi che le cose per noi si stanno mettendo benino, ma se non si fanno recuperare come dei tonni. C'è pure che se famo recuperare come dei tonni noi. Ma regà, dai, non potremmo farsi recuperare un'altra volta, su. Mamma mia, famo gli 3-0, famo gli 3-0. Ora chiedo troppo. Hai capito che recupero i bonus allora? No, vabbè, cioè io non ho parole con te, Maiorallo, non ho parole. Tu manco con la porta spalancata e vuota riesci a segnare, davvero, non. Mi piace come stanno andando le cose, avanti così, ragazzi. Secondo tempo, vincito subito. Solo, mettila in mezzo, che è sta roba? No, che è successo qui? Mi ha spaccato Rovella. Ma porca troia. E entravo proprio con cattiveria e mi ha fischiato manca il fallo. Un tracciuto arriviamo, c'è Rovella, Florenzi, Florenzi, quello di Pellegrini, ragazzi, scusate, è preso un lapsus. Maiorale, io continuo a tenerti in campo, se no mi tocca mettere in berea. Se ci avessi un altro attaccante per poterti sostituire, ti sostituirei. Vediamo che sia brutto fortuna, Rovella. Ragazzi, ma volete dare una mossa? Che abbiamo deciso. Comanda di più, forza! Devo far gol alla sicurezza, raga, non ci basta vincere 2-1. Oh, ce la fate a capire che dovete arrivare in porta, sì! Startro boy, passaggio al portiere, Vinicius. Che te ne sei andato, vai Vinicius, vai Vinicius, però cioè, mi devi spiegare come si fa da lì a tirare sul difensore, cioè io non lo so, ti sei fatto una sgaloppata di 30 metri, però per segnare no, tira addosso al difensore sì. Oh, Boni. Mamma mia, no, se io domani ora no, autogol, autogol. Pedro. Cioè, Maioral, ti sei fatto anticipare, perché se quello non la buttava dentro da solo, tu ti eri fatto anticipare. Sei una pippa bestiale, sei una pippa al sugo, di mortacci tua. Ma male che questi si segnano da soli.
noi qua, mamma mia, ma io mi sento. Sì, fallo, fallo, blocca il grosso di questo, che so manco chi è. Certo che siete imbarazzanti, eh. È finita, raga, mamma mia, ma su certi momenti siete stati veramente imbarazzanti. Maiorallo, tu sei stato il più imbarazzante di tutti, eh. Almeno Costa si è fatto trovare pronto. Lo so che sei stramorto e pensa che devi giocare pure col Sassuolo titolare perché non c'è nessuno con cui sostituite. A meno che non più qualcuno in primavera per campionato, che potrebbe essere sto giro mi porto qualcuno dalla primavera. Pure il palo l'ho preso, ci si crede, pure il palo. Grande Spinazzola, spazza così con i piedi quadrati. Arbitro, è finita. Domo Vergono, no, il gol Domo prende, porca troia. Vabbè, io non c'ho parole, non ho parole, Domo prende il gol, non c'ho parole. Meno male che hanno vinto, meno male, perché se siete in imbarazzo io vi dico bella vittoria, ma imbarazzanti pure col Karabag siete stati, oh. Manda il vice, ma me ne può fregare di meno dalla conferenza stampa d'Europa League sto giro. Pedro, 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 allora. Materossi che hai detto che a Kumbulla è piaciuto. Bravo Daniele. Bravo che gli hai fatto i complimenti. Allora, rimettiamo Smalling. Samoa. Mancini. Semedo, Cagna, Ciuturri, Pellegrini, Dembélé. Poi andiamo a prendere due esterni dell'Under 21. Pure Carlos Perez che si è ripreso. Un po' da gioco in coppa. Allora mi porto Providence che. Allora, Providence. Poi qua. Posto Ancic. Carlos Perez. Al posto de. Lasagna. Ce lo portiamo qua, ce lo portiamo qua e Gonzalo se lo portiamo qua. Allora, rimettiamo Pop solare. Io non so se partì con Vinicius e Pedro, farli giocare al secondo tempo e partì con i due giovani col Sassuolo. Allora, Providence, tu sei destro. Carlos Perez, lo sa pure lui, principalmente è destro.
Allora, fammi andare sul centro sviluppo. Vediamo un po' se abbiamo un sinistro proprio. Che calma, vabbè, ok. Faccio giocare a Providence perché l'altro mi sembra proprio imbarazzante. Allora, riposa, partiamo con Providence a sinistra e Carlos Perez a destra. Nella partita contro il Sassuolo, che sarà anche l'ultima dell'episodio, ragazzi. Ok, continuo. Davanti c'è uno Ciccio Caputo. Va bene, com'è la situazione di classifica? Stiamo a 9 punti contro l'Udinese a 13, l'Inter a 12, Milano 11, la Lazio a 10, Bologna a 10, Napoli a 10, Juve a 10, Fiorentina a 10. E noi stiamo lì con l'Udinese che sta clamorosamente in testa, che non si capisce come cavolo stia facendo. Va bene, qui serve una vittoria, raga. Se volemmo risalire a china in classifica, serve una vittoria. Qui siamo a fare un tour de forze de partite che finiscono più. E continua. Su, che c'ho fretta, dai. Allora, posto d'arrivo, vabbè. Certa pure questa. Continua. Alonso inserito nei cedibili. Prova, sono contento per Alonso. Azione, rapporto, date importanti, prossime conversioni. Rovella continua a vincere premi. Grande Rovella, abbraccio torna al collo, congratulazioni. Riccardi in prestito al Pescara ha vinto il premio del mese della Serie B. Bravissimo Riccardi. Altro giocatore che può crescere male, ci può dare un grande aiuto a centrocampo. Conferenza stampa. Aspettarci il turnover, non ne parlo. La vittoria della vittoria è uno sconto di effettività contro il Karabakh, ma quanto sarà diversa la partita con il Sassuolo? Con l'evoluzione del calcio le differenze affievoliscono sempre di più. Qualità dei giocatori ci permetterà di giocarcela fino in fondo. Sì, vabbè, tanto è andata benino. Non cambiamo approccio, andiamo, dominiamo e vinciamo. Certo che se giochiamo come abbiamo giocato col Karabakh, imbarazzanti proprio, dobbiamo vincere con la vita tranquilla, ma siamo stati proprio imbarazzanti. Allora, poi dice sì, hai vinto, sì, avremmo pure vinto 3-2, ma porca miseria, imbarazzanti fino all'inverosimile per certe cose. Ma Joralla poi è imbarazzante proprio di quelle cose. Allucinanti, mi sa che a gennaio chissà se lo posso rimandare indietro a gennaio. Continua. I dirigenti sono contenti ma sono sconvolti perché abbiamo perso contro la Fiorentina e preoccupati contro dello scontro con l'Udinese. Mi sono preoccupato pure io, sì. Ho perso col Fiorentino Udinese, che tu dica Udinese. L'Udinese sta primo in classifica, cioè se può credere, l'Udinese è prima in classifica. Ok, Sassuolo Roma, siamo arrivati. Vabbè, prova. Carta. Allora, ha ripreso pure Smith. È una punta, ma tanto ci faccio niente. Ora fuori Sturridge, Pato e Mkhitaryan. Vabbè, allora niente, andiamo così. L'avevamo già detto. Sorry.
Io non voglio andare positivo, già che ti ho detto di passare palla ai difensori centrali. Lo so che Carlos Perez potrebbe non farcelo, ma io questo già e questo devo schierare, visto che ho spremuto Vinicius e Pedro all'inverosimile nell'ultima partita. Fallo su Ciccio Caputo, continuo. Andate in campo e cercate di impressionarmi. Mani sui fianchi. Sono molto contento per lui, non ho alcun timore. Ho sempre spazio per lui nella mia squadra. Da solo c'è una sconfitta. Due pareggi e l'ultima vittoria. Poi c'è qua, tocca a noi, perfetto. Calcio di mezzo, salta. Uccidiamo la squadra. Forza ragazzi, fatemi vedere una bella prestazione. Questo è l'inizio della bella prestazione. Vattene tutto solo, Dembélé. Vattene tutto solo. Dembélé. Cioè, io devo capire come hai fatto a sbagliare un gol del genere. Come hai fatto? Te ne eri andato. Sofferenza non è così, forza regà, dai vai Providence. Oh, vabbè, questo si è fermato da solo, non ho parole, capito che sei un under 20, però così. Bravissimo Dembélé. Vabbè Dembélé, però cazzo, ti fai fermare così. Partitone stiamo a fare, proprio come al solito, vedo, eh? Bracci vostra. Cioè, proprio non ce la fate a fare tre partite fatte bene, chiede troppo, vero? Vedo Perez, Perez, Bagagna, Holling, Pellegrini, Bagagna, Cina. Mamma mia, l'ho vista dentro, regalo! Stavo già per esultare, invece no, è andata fuori. Mamma mia, Poppo! Regalo, datemi una svegliata, porca troia, incoraggio, forza, regalo! Manco sui calci da noi, dove di solito siamo implacabili con Smalling o qualcun altro, niente. A chi? E voi mi dovete spiegare a chi era sto passaggio? Micidiale, eh. Ma io non vorrei usare chiedere troppo, ma se fate pure il 2-0, ho detto di far 2-0 e non da piallo. Andate a fanculo tutti quanti, oh. Cioè, non è possibile, oh. Non è possibile.
da di pippe, oh, non è possibile. Noi per fango dobbiamo inventarsi i nostri sacri, questi sono arrivati in porta con azione, hanno pure segnato. Quest'altro, poi che Toni che ha fatto, capito che stagione, però porca troia. Dembele! Dembele! Il gioco! Io regola, chi c'è? No, vabbè, cioè, vabbè, questo si chiama furto! Furto con scasso proprio, dai! Vabbè, cioè, che carognata! Io vi lancio la bottiglia, vi posso non ammazzarvi! Uscite! Vediamoli, vediamoli che hanno reagito la bottiglietta. Dembele stava per fargli pure il terzo. E poi era una tripletta, gli hanno annullato quel gol Dembele che era validissimo, era una tripletta. Oh. Ma Dembele si è proprio dimostrato micidiale. Dammi il tempo di fallo però, Daniele, cavolo. Piccolo Providence. Mamma mia, Dembélé è immenso proprio oggi, immensissimo Dembélé. Devo pensare a fare qualche cambio. Riesco a farlo magari, eh? Fallo. E poi andiamo a fare qualche cambio. Allora, Rovella e Ciuturri. Poi Diawara e Bragagna. Poi Pedro. Jesus. Ma tocca mandare pure il campo Francic, che pure Pellegrini a tocchi, a posto. Parla alla squadra. Credo in voi, non mi ha fregato niente, conferma sostituzioni. Facciamo un po' di forze fresche in campo, così chiudiamo sta partita. Vinicius, tu c'hai sta moda di passare la palla al portiere, li mortacci tua? Io devo capire perché. Ragazzi, domando di più, vi domando di più. Facciamo il gol della sicurezza, ragazzi, facciamo il gol della sicurezza, il gol della sicurezza. Come tirare il bersaglio sui difensori avversari, no, perché il gol della sicurezza. Famogli il gol della sicurezza, raga. Famogli il gol della sicurezza. Vamo gli ergo della sicurezza! Mamma mia, c'è fare in sapore, raga, ergo della sicurezza, forza! Vai, ergo che sta tranquillo, vai, ergo che sta tranquillo! Startro pure sbagliavalla, Smalling! E gli dai rosso e giallo, rigore, la punizione che gli devi da dà. No, dai, è rigore, no, dai. Niente rigore, meno male, oh. Porca miseria, c'è un caso che gli dai il rigore da là. Vamo,
raga, su, famo sto cadere per stare tranquilli, così chiudiamo sta partita. Vinicius, che todi che fa? Ogni tiro è un difensore preso, mortacci tua. Oh, e vaffanculo! Cioè, ma dai, Pop, cazzo! Acci vostra, non è, cioè, non è possibile! Vabbè. Io non vi dico più niente ormai, cioè. Rovella, il piede recupero, Rovella! Mamma mia, che reazione, che reazione! Sì, non mi pure nulla del gol di Dembélé. Arbitro, stiamo al 95 e andiamo! Mamma mia, che reazione, Rovella! Rovella è immenso, cioè no, Rovella è immenso proprio. Mamma mia, veramente immenso. Singoli, attaccanti, io poi ho messo i singoli, non mi fai di niente i singoli. Vabbè, va bene così. Grande Rovella, cioè. Questa è l'essenza del calcio, gioia assoluta. Contro giocata del genere non resta niente da fare. Che devo fare? 28 metri ha segnato su punizione. Ok, siamo lì, a 12 punti, a un punto da Bologna, Juve, Lazio, 2 dal Milan, 3 dall'Inter e 4 dall'Udinese, però va bene, eh? Dembélé immenso. Una tripletta, gliel'hanno torto, ma era una tripletta. Grande Dembélé, sei stato un grande. Partecipa alla conferenza stampa. Roberto De Zirbi ha sorpreso alcuni esperti ammettendo spogliato che la Roma ha meritato il gol del finale della sua squadra. Qualche pensiero riguardo, apprezzo la sua onestà. C'è la cosa sul fatto che noi avremmo meritato qualcosa in più. Dembélé, sono entusiasta di Dembélé. Smalling ha cominciato bene l'avventura. Sì, grande Smalling, che ha bastato i soldi. Dopo la vittoria odierna, quali sono le considerazioni sull'uso della tecnologia del calcio? Io sono sempre a favore della tecnologia, anche perché non ho dato rigore, quindi va più che bene. Differenza sempre benino. Ok, si apre un risultato a sorpresa. 5-0 del Milan sulla Fiorentina. Complimenti. Vabbè ragazzi, io direi che per questo episodio ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio avremo lo Charleroi, la Sampdoria e il Torino. Io vi ringrazio, vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi e cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Un like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video non vi è piaciuto e soprattutto qualunque cosa pensate di questa carriera, consigli, impressioni, cioè tutto quello che vi passa nella mente potete lasciarmelo nei commenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.